Lion si è rimasto solo. Oh, è lì, è passato al sensore, è passato al sensore. Di brutto è passato, visto, è passato al sensore, raga. No, non me l'ha segnato. No, è buggato, è buggatissimo. No! 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 Lei è stata strizzata di brutto. Cosa vogliamo fare questa sera? Avevamo sentito un po' di fasmofobia all'inizio. C'era questa. Cico, tu ce l'hai, sì? Anche streccato, pianina. Adesso, sono qua. Io posseggo di brutto. Già lo avvio. No, c'è ancora spazio. Oh, sbrigatevi. È entrato streccato subito. Spina. No, l'ultimo. Oh, mio Dio. Vai, l'ultimo. Che okay, è entrato Cico. Vola. Dai, piedi, ragazzi. Avevi detto che eri pronto. E c'ero, ma non dai. Allora, perché io pezzo. Te lo copiai con l'Aldo. Proprio mia colpa. Però ci sono, ma fanno uscire veloce. No, nella casetta della zia. Questo è stre. Hai visto che tu ieri avevi sistemato il computer, eh? Sì, giusto. Ho fatto tante cose. Ho migliorato cose e migliorate ancora. Vedi che i risultati si vedono poi? Oddio, oddio. Non basta soffiarci sopra, Cico. Sta deludendo. Se metto il monitor di spiega così. Ah, spiegaci cosa hai fatto. Ma gliel'ho fatto io a lui. Ah. No, ma fallo a te allora. Ma è peggio se lo dici. So, però io stavo facendo quella ragazzi, bambini. Qua c'è da fare il briefing. Sì, allora, innanzitutto, mettetevi tutti una telecamera in testa perché io devo vedere bene. Sì. Così. Si può repentare questa? Oggi dobbiamo scoprire con che fantasma abbiamo a che fare. Il suo nome è Christopher Robinson. Okay. E i compiti che abbiamo è scoprire di che fantasma si tratta. Sfuggire alla caccia del non fantasma. Non strillare, mannaggia te. Scusa. Senza morire. Quindi non come l'altra volta che morite tutti come mosche. Prendo l'incendio, ci nascondiamo. Cosa boh. No, ascoltatemi. Allora serve sensore di movimento. Sì. E sono questi qua in basso. Se questi non sbaglio neri, mi pare. Sì. Questi e poi dovete trovare la prova di eventi paranormali con lettore EMF. Questo lo piglio, questo. Allora aspetta, Cico, prendi queste due scatole, quella nera e quella bianca. Io prendo l'EMF. Piedino. Ecco qui. Prendi quello dei laser di ieri. Era fighissimo. Era troppo bello. Puntatore DOS. Era veramente figo. Era molto disco dance. È questo qua, 70. Questo qua. E il crocifisso. Questa scatola nera. Ah, ecco. No, il crocifisso a quanto pare non serve. Andiamo. E l'incenso invece. Vai, uomo. Quello vola. Ce lo strofiniamo. Mi avvicino un po' di roba, ok? No, dove non lo fa? Io ho preso la luna viola se serve. Ok. Andiamo. Prendo la torcia, vai. Attenzione pure, che c'è una strana nevischia pericolosa, stanotte. Avete preso termometro? No. Ah, come ho preso la torcia, dai, andiamo. Già Cico è partito. Dai, raga. Oh, questa squadra è vincente, secondo me. Molto buono. Vedo una nulla, un non nulla, vedo. Allora. Okay, c'è freddo in tutta la casa, A 2 gradi in bagno ci sta questo. È perché fuori nevica, è per questo, pare. Ah, vero, può essere. Non c'è nulla. Però pensa a cagare con 2 gradi. No, si congela tutto. Con l'asse freddo. Tutto un grado. Che casa terribile. Questi sono scappati. Ma si può usare la bambola? Io so che la può succedere sto gioco, raga, sono un po' di tutto, Ah, ce lo cominciamo? È stato streccato. Là io non gioco. È vero. Ma io non conosco gli audio, veramente. Ma qui non c'è niente, ancora. Tutto abbastanza freddo, ma non troppo. La casa non è troppo grande. Dimmi dove mettere questo aggeggio. No, aspetta, tieni tutto. Prima bisogna scoprire la stanza. Ma come si chiama il ragazzo qui? Non si chiama Christopher Robinson. Hai sentito? Ma sì, ma si muovono cose, ovviamente. Ha parlato. Ma non è vero. Raga, qui non c'è attività. Quello ero io. Non lo so. Non so cosa hai sentito. Fatto. Così, è imparanoiato tantissimo. Ma voi dove siete che sono da solo? Io seguo. Mi sa che è qua perché ho visto che non c'è un piano superiore. Ma non è vero, non si sente niente. Ma cosa senti? Ma dai, senti qui. Zitti. Ma non è vero. Ma non si sente niente. Non c'è nessuno in realtà. Zitto. Ma la scala che scricchiola. Ma è la scala che scricchiola, imbecille! Ma sei una persona, ti giuro! Oh, aspetta, lei nella porta tra il garage. Sta attaccando! Madonna, ma com'è possibile? Non sta attaccando! No, ha flashato la luce. Ma ho sentito, queste non erano le cose che scricchiolavano. Mi è scricchiolato il cuore. Entra dentro! È scappato tantissimo! Ma chi è questo che è qua fuori? Sono io! Ah.
Ma guarda, stava attaccando, ho visto. È stregato. No, io in quel momento ho visto un tizio invisibile sulle scale. Sta apparendo per un attimo. Cico, vai dentro! Vai, uomo, ho adesso la torcia. Ma non avevi la torcia? No, non vedevo nulla. È stupido. Ma mi ha capito dove sta? Oh, no, sì, io ho capito, mi sa. Ho visto dalla live di brutto. Nella porta tra il garage e fuori il garage. Era tipo 0,2, è uscito 0,6. È quasi sotto zero. Era il punto più basso. Qua tocca a mettere la geggia. Non c'è. Quindi è di nuovo in garage. Ma non dà segnali, eh. No, tra il garage con le macchine, non garage sotto terra. Hai di sopra. Allora, come in cucina, ieri. In cucina. Sì, siete nella stanza giusta. Che temperatura abbiamo? Boh, qua. Streccato! Guardando l'arma dietro! Fermala! Dai, prendi la botta! Come si ferma? Questo. No, no, lei stai impazzito. No, no, togliete il sensore. Come si... Però sei a 0 gradi, magari... Boh. Sarà qua, c'è un grado così. Qua tocca mettere il sensore, qua. Si può fermare sta macchina? Non lo so, Alex l'ha fatto ieri, mi sa. Itate, don, ti un calcio? Sarà un punto da toccare, toccate! Zitta, ma forse mi trova le chiavi? Non lo so. Io sto cercando delle chiavi. Dai, zitta. E niente. Cico, ferma la macchina. Cerca le chiavi. Prendi la testata, cosa devo fare? Dicono che sta all'ingresso. Oddio, la mamma la voodoo, ho trovato. Cosa? L'ho presa, oddio. Anna, che fa? Non toccarla, no, poi ammazzi qualcuno. Lo so. Usa lo spillo, buca lo spillo. Magari la tira. Provate a chiamarlo. Cos'è sta roba? Guarda, 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 guarda. Guardate la bambola. È brutto, è astro voodoo. Ma puoi toccare. Oh! Mamma mia. È paurosa però, eh. Ah, meno male. Ah, come hai fatto? Prova Anna con le chiavi. Ma sta bambola che fa? Cerca su internet, Feli. Non lo so. Mo cerco. Dubito. No, cerco io. Ci vuole giocare, concentrato. Vabbè, però un po' di fiducia. Non tanta, mi dispiace. Ok. Allora, non mi sembra che ci sia temperatura di congelamento, nel senso fa più freddo fuori che dentro. Prova a uscire, vediamo un attimo se... Ma quanta roba avete accumulato? Può essere utilizzata per attirare l'attenzione del fantasma. Hai visto, Feri? Feri ne sa di più. Ho messo il puntatore Dots proprio davanti alla bambola. Mi sto vomitando. Questa cosa dove lo metto io, l'aggeggio? Sull'altro muro. Che? Papà via, che bro. E questo qua? Ok, aspetta, ti do le informazioni serie sulla bambola. Ascolta questo fatto. Se gli fai una foto, innanzitutto ti dà dei rewards, ma non serve a niente. Se tu ci interagisci, uno degli spilli, ok. Ma se tu becchi lo spillo del cuore, succede una cosa bruttissima: che la tua sanità è tipo al 5%, e quella si arrabbia di brutto. Magari non è il caso di provare. Ma come ci interagisco, Piedi? Non so. Non so. La devi tenere in mano, forse. Chito interactive di voodoo. Ho interactato! Esatto! Apri! Te l'avevo detto che la tirava però. No, fermi, non arriva. No! Prendetevi! Sono morto. Nasconditi, Chico. No, ha finito di giocare, ha stoppato Chico, mi sa, l'ha stuzzato. Dove sei morto? Oh, oddio, qua. C'è straccato, cosa c'hai? È morto. Guarda come è morto, tutto piegato. Cico, sei tu. È malissimo. Tutto sgurato. Dai, sei stupido. Ragazzi, non vorrei mettervi angoscia, ma la ricerca sta andando male. Perché non sappiamo neanche in che stanza sta. E dobbiamo mettere i sensori di movimento. Ma ci stanno. Guarda che dovrebbe essere passato davanti. No, non l'ha segnato. L'ho visto. Ma se Cico c'è... Vale... No, Madonna, no, Cico, hai messo troppo in alto, sei un deficiente. No! L'avevi messo sopra la testa. No! Sei un coyote. Guarda, veramente. Prova a ritrovare la bambola. Ripiccio, ho dato la bambolina. Attento a quello che pigi. Tocca la bambola. Ma siete sicuri che è quella stanza? L'ho toccata. L'ho toccata. Prova. Prova a toccarla e chiamarla. Attività 9. No, quando gli tocchi la bambola si incazza. Ti arrabbia tantissimo. Hai sentito, Stre? Cosa? No, scricchiola. Vai, no, non venire. Andiamo. Stai fermo. Andiamo. Ok, attività 0. Raga, il sensore va spostato. Non è passato mai di lì. Mannaggia, io vi giuro che è passato. Non è lì che sta, raga. Prova a metterlo di fronte al sensore. Io l'ho visto che mi è corso. Sta attaccando. Niente. Ha preso qualcuno, mi sa. L'ho visto, è ingrifatissimo.
Lion si è rimasto solo. Oh, è lì, è passato il sensore, è passato il sensore. Di brutto, è passato visto, è passato il sensore, raga. No, non me l'ha segnato. No, è paccato, è paccatissimo. No, 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 lei è stato strizzato di brutto. Dai, avevo la porta chiusa, stavo tenendo la porta. Mannaggia lui. Questo è forte, Ma tu sai perché? Perché hai toccato la voodoo, quella non ci garba. Ma sei morto davanti. Guarda, siamo tutti morti. La voodoo, quello ti aspetta. Anna. Io sto fuori, però raga, non abbiamo raccolto una prova di niente, niente, niente. Come no? Niente. No, Lion. No, neanche il coso. Il simpaticone mi ha chiuso la porta a chiave con te. Devi trovare la chiave. Oddio, cosa inquietante. Aspetta. Ma tu non sei morto, Stre? No, no, non lo puoi dire. Aspetta, aspetta, aspetta. Cosa c'è? Cosa c'è? Oh, è troppo seduto, è troppo seduto. Aspetta, aspetta, ma no! Ho aperto la porta. È chiusa in un'altra porta. Lui è intrappolato in una stanza. Ah, l'ha bloccato nella stanza. Nella stanza è intrappolato. Con il tuo cadavere. Guarda che schifo. Allora, lascialo stare. Ma lo devo salvare. No, no, che te frega, che ora muori. Godiamole, godiamole. Io ce l'avevo davanti. Ma non sta attaccando adesso, vero? No, ma però non entrare, non entrare, non entrare, non entrare. Anna, tocca la voodoo, fidati. No! È buona, è buona. Stre, ma io la porta non la vedo. Secondo me è aperta. Eh no, è perché. No, no, è perché i morti non la vedono. Però è bloccata. Sta chiudendo la porta. Ah, cos'è stato? Oh, mamma mia, sta suonando una canzone bella. Anna fa molto ridere che sta sulla porta da 10 minuti. Oh! Ciao, ciao, raga, no, 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 ciao. Oh, che è successo? È impazzito! Ma è un musicista? Sta parlando di brutto. No, Anna! Anna? No, Anna è mo... Dai, no, ma sulla... Anna, no! Ma come è successo, io? Anna? Cioè, sulla porta, proprio. Ma Anna se n'è andata, ha detto io me ne vado. Appena visto le mani se n'è andata. Anna? No. Come è capitato? No, quello non eri te. Come eri te? Ah, si è aperta la porta! No, no. Scappa, 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 vattene via! No, è ancora chiuso lei, ma dai. A casa! È stupido. È astro stupido. Aspettate che... Si possono fermare questi suoni, secondo voi, in qualche maniera? Perché... Non lo so, ma stanno rintontendo. No, è dalla il tastierino, Stray, il tastierino. Che cosa? Quello vicino alla porta, il tastierino, oh, premilo. Oh, c'è il tastierino. Ma io sono già uscito, sono nel campo. Immagini, no, no. Che cavolo. Pensavo un'altra cosa. Che sei però, pessimo Ghostbusters, pessimo. Pessima performance da Ghostbusters. È la prima volta che sopravvivo. Vediamo quanto abbiamo guadagnato. Zero, perché non abbiamo fatto. Io ho perso tutto. Meno male che ho io un sacco di averi, Anna. Adesso ci penserò io. Vi saluto, vi auguro buonanotte, ci vediamo domani. Andatevi a vedere i video e Lion out.